Paolo Mura, un'ennesima procedura di licenziamento di Ericsson. Parliamo delle buone uscite e di come questo potrebbe influire in qualche modo nella capacità contrattuale di chi sta lottando. Influisce sicuramente. Questa è la 14ª e temo che non sarà l'ultima perché le voci sono molto preoccupanti. Procedura di licenziamento collettivo. Cosa significa? Che negli ultimi 10 anni Ericsson ha aperto procedure di licenziamento collettivo ed è riuscita a togliersi dal libro paga un sacco di gente. Solo nella sede di Genova ha dimezzato praticamente la sede, da 1200 siamo arrivati a 600, 500 qualcosa. Come l'ha fatto questo? Per lungo tempo l'RSU e le organizzazioni sindacali sono riuscite a fare degli accordi che prevedevano, una volta aperta la procedura di mobilità, la volontarietà, ovvero se ne andava solo chi era volontario. Poi qui ci sarebbe da fare tutto il discorso su quanto uno possa essere volontario col capo, certo, che gli chiede tutti i momenti e allora te ne vai. Però diciamo, per lungo tempo sono state esodi volontari e incentivati quanto? Molto. Genericamente, soprattutto negli ultimi anni, si arrivava a oltre 40 mensilità. Le ultime procedure invece non si sono concluse con un accordo sindacale. E di quali parliamo? Già dal 2016? Quella dell'anno scorso e quella di quest'anno non si sono concluse con un accordo sindacale, quindi la legge dice che l'azienda dal giorno del verbale di mancato accordo ha 120 giorni per mandare la lettera di licenziamento. La scorsa volta Ericsson è comunque riuscita a non mandare le lettere, o perlomeno ha deciso di non mandare le lettere, accontentandosi di tutti i lavoratori che se ne andavano comunque con una buona uscita, cioè anche senza l'accordo sindacale Ericsson dava la stessa buona uscita che ha dato fino in passato. Questa volta non è stato così, c'è stato il verbale di mancato accordo, c'è stato il periodo per mandare le lettere che finirà alla fine del mese e non ci sono mai stati incentivi, cioè i capi ai vari lavoratori, quelli che poi sono stati licenziati, hanno sempre detto questa volta soldi non ce ne sono. E quindi se ne sono andati volontariamente senza prendere una lira? No, non se ne sono andati volontariamente. Questa volta Ericsson ha mandato le lettere di licenziamento, ha mandato la raccomandata in cui veniva informato il lavoratore che l'azienda non aveva più bisogno della sua collaborazione. Cos'è successo anche questa volta? A questo punto ci sono stati, con questi ultimi 250 licenziamenti intimati dall'azienda ai lavoratori. L'azienda chiaramente, una volta licenziato il lavoratore, ha richiamato il lavoratore, quasi tutti, non tutti ma quasi tutti, per dirgli: se non ti opponi al licenziamento c'è un pacchetto di 24 mensilità. Devo dire che la stragrande maggioranza dei lavoratori licenziati ha deciso di prendersi questo ulteriore pacchetto. E quindi, visto i tempi che corrono, questo incide tantissimo sulla capacità contrattuale dei lavoratori, perché Ericsson continuerà a comportarsi come ha fatto, visto che tra l'altro anche il governo si comporta semplicemente da notaio. È successa una cosa particolare: Ericsson questa volta ha risparmiato un sacco di soldi, ha ottenuto lo stesso risultato, cioè ha mandato via dei lavoratori, questi lavoratori non si sono opposti al fatto di essere stati mandati via quasi tutti, ma l'azienda ha risparmiato moltissimo. Dopo aver intascato una barcata di soldi pubblici. Dopo aver intascato una barcata di soldi e finanziamenti, poi Ericsson continua a lavorare, non è che Ericsson è alla canna del gas e non sa come arrivare alla fine del mese. Notizie dal ministro Poletti? Il ministro Poletti la scorsa settimana ha risposto a un'interrogazione di 40 in Parlamento. Ha sostanzialmente ribadito l'insipienza di questo governo, che nulla può contro una grande multinazionale. Però ha detto, a mio avviso, anche delle falsità.
Ovvero, Poletti ha detto, e basta leggersi la trascrizione dell'intervento, che il governo è riuscito a diminuire i numeri degli esuberi di Ericsson. Questo è falso, perché Ericsson ha fino alla fine del mese per mandare le lettere, e anche se Ericsson si fermasse a questo punto, prima della procedura se ne erano già andati per svariate ragioni, perché il clima era quello che era, almeno 50-60 lavoratori. Quindi Ericsson ha raggiunto assolutamente i suoi obiettivi. Un'altra falsità, che a mio avviso ha detto falsità oppure è stato informato male dai suoi collaboratori, sembra che i lavoratori questa volta non hanno, che Ericsson ha dovuto licenziare i lavoratori e i lavoratori non hanno accettato né l'incentivo né servizi tipo ottoplessime eccetera. Ai lavoratori questa volta, in questa procedura, non è mai stato offerto nulla di tutto ciò.